In un bar del centro di Faenza incontriamo fra un caffè e una telefonata Giordano San Giorgi, gli ultimi giorni di preparazione per questa grande manifestazione di inizio ottobre a Faenza. Certo, dopo aver celebrato i 20 anni del MEI partiamo con l'hashtag Nuovo MEI 2015, due grandi giorni di festa della musica, sabato 3 e domenica 4 ottobre, con la Notte Bianca, con grandi nomi come Roy Paci, Eugenio Bennato, Joe Della Cruz, Bobo Rondelli e tantissimi altri che riempiranno questa 48 ore non stop di musica emergente con tantissimi giovani. L'invito è a non mancare e venire anche magari alle due anteprime che faremo legate alle band locali della regione: il 1 ottobre al Museo Malmerendi con Omar Pedrini, il 2 ottobre al Museo delle Ceramiche con gli scontati e tutte le migliori band proposte dalla regione Emilia-Romagna. Giorno, notte, vita in tutto il centro di Faenza. Certo, abbiamo l'adesione delle associazioni dei commercianti, di oltre 30 spazi fra bar, ristoranti, circoli, club, teatri, e quindi sarà una grande due giorni di musica in ogni area che si aggiungono ulteriormente, visto il successo della manifestazione, oltre alla Piazza del Popolo, il Teatro Masini, i corsi, avremo anche un'area folk dietro la Piazza del Duomo. Per riepilogare, quindi si parte e si termina quando? Allora, due anteprime, l'1 e il 2 ottobre a Faenza, poi grande Nuovo MEI 2015, sabato 3 e domenica 4 ottobre, il weekend della festa della musica, per divertirsi, conoscere approfonditamente tutto il settore attraverso convegni, workshop, live, e una grande Notte Bianca per divertirsi fino al mattino, sabato 3 ottobre. Quante persone sono attese a Faenza, quante band? Le band sono già più di 300, 1500-2000 giovani musicisti che suoneranno, quindi una vera e propria Woodstock degli emergenti per capire i nuovi suoni della nuova musica del nostro paese. Potremmo parlare per delle ore, ma un festival di Sanremo delle Indie si può fare o no? Ma adesso che Antonio Campo Dall'Orto è diventato direttore generale della RAI, inaugurò il MEI nel 2007, l'auspicio è che si possa voltare pagina, cancellare i brutti festival musicali che si vedono durante l'estate su RAI 1 e poter fare finalmente dei festival al passo coi tempi con nuovi artisti, come era la TV musicale che guidava lui 10 anni fa quando venne a inaugurare il MEI. Your complete attention!